E siamo qui a Soveria Mannelli oggi per un incontro promosso dai sindaci del comprensorio e siamo con piacere intervenuti perché è un'occasione di confronto anche sulla situazione dei trasporti sul territorio in relazione ad una difficoltà che c'è in questo momento, dovuta all'interruzione della nostra linea ferroviaria sulla galleria di Gimigliano. Siamo ovviamente qui venuti per ascoltare quali sono i bisogni e disponibili ad apportare nei limiti delle nostre possibilità tutti i correttivi possibili e ovviamente l'attenzione maggiore che abbiamo in questo momento è quello di predisporre e operare immediatamente per la riattivazione nel più breve tempo possibile della linea. Per il resto posso dire che c'è una grande attenzione in questo momento anche da parte della Regione che già ha preannunciato finalmente dopo tanti anni il finanziamento dei nuovi treni che a breve dovrebbe partire la gara per il completamento del parco rotabile e c'è anche un interesse forte con lo studio di fattibilità ad un'azione più incisiva di velocizzazione e riqualificazione della tratta. Ferrovie della Calabria sono un operatore del settore, ma sono anche gestore dell'infrastruttura, quindi hanno problemi legati anche ad un territorio che è molto particolare dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, ma ovviamente sono strumento e a disposizione dei territori e della collettività.